Ciao, oggi vi faccio un video tutorial sempre con i prodotti della stamperia e vi farò una scatola, io la chiamo scatola con sorpresa perché farò dentro un album e poi metterò un fiocco fatto con questo decotape, sempre della stamperia. Ops, scusate. E il progetto sarà questo, che io ho fatto una prova. Questo sarà l'album che sarà attaccato al fondo della scatola e verrà aperto così. Qui ce ne sono due, si chiude questa e poi si chiude questa. Ed infine lo chiudiamo nella scatola col suo coperchio. In questo modo qua e poi verrà messo la sua striscia inserita per chiudere, per tenere chiusa la scatola e qui ci andrà un fiocchettino che, come ho detto, faremo con questo decotape. Comunque, per fare questo progetto vi serve, come ho detto, questo decotape. Poi ho scelto questo blocchetto, che sono bellissime carte, sempre della stamperia. A me piace un po' il vintage, vedete? Poi vi servirà dei cartoncini. Io ho scelto sempre questi della stamperia e un cartoncino l'ho ritagliato 23,2 x 23,2. Poi un altro sempre dello stesso colore e l'ho ritagliato 19 x 19. Poi servono due cartoncini. Due cartoncini. Scusate. 16 per 14, poi altri due io li ho scelti in questo colore perché ho scelto di farli due colori, 15,7 per 14 ed infine questi due 15 per 14 e l'ultimo sarà 14 per 14. Poi abbiamo bisogno di una striscia lunga 40 x 2 cm, mentre ce ne servono altre 3. Questa è 18 cm x 2,5, 18 x 2,5, 12 x 2,5 e qui 12. E poi 15 per 2,5 e questo per fare il fiocco. Poi avremo bisogno anche di io userò un colore nero sempre della stamperia, non so se si vede. Poi ho scelto questo merletto sempre della stamperia. E poi metterò anche alcune di queste tag e poi farò altri abbellimenti tipo fiori che li farò da sola ma sempre con la carta della stamperia. Per incollare le parti potete scegliere o colla liquida o colla in stick oppure dei biadesivi di diverse misure e io scelgo comunque di attaccarlo con la colla dove posso. Allora, iniziamo. Prendiamo il primo cartoncino, quello da 23,2 x 23,2. Ci prendiamo una riga e segniamo 2 centimetri dall'inizio. 2 centimetri e 4 centimetri e segniamo
con una penna. E facciamo la stessa cosa dall'altra parte, quindi 2 centimetri e 4 centimetri. Giriamo il foglio e facciamo le stesse cose da tutti i lati. Vedete, io li avevo già segnati, non so se si vede. Si vede? Li ho segnati da tutte le parti. Perché dobbiamo andare poi a segnare i punti dove dobbiamo piegare. Quindi con la riga prendo 2 centimetri, prendo la prima e la seconda di qua e mi traccio con il bulino dove piegare. Vedete? Così si vede. Ok? E facciamo così per tutti i segni che abbiamo fatto. Ecco qua tutte le parti, vedete, segnate. Dovete avere questa, vedete, questa situazione così. Ora ci andiamo a piegare le parti. Ecco qua tutte le nostre parti piegate. Ora dobbiamo tagliare, non so se si vede, questo pezzo qua e questo. In pratica deve rimanere solo il quadrato in mezzo. Ora vi faccio vedere bene. Ecco, deve rimanere così, vedete? E facciamo questo lavoro in tutti i quattro lati. Ora diamo la colla. Ecco qua, questa volta non dobbiamo tagliare assolutamente nulla. Allora, io arrotondo gli angoli perché mi piacciono più arrotondati. Poi questo è a vostra scelta. Vedete, io li ho un po' arrotondati con un punch per arrotondare, ma appena. E ora dobbiamo fare le piegature anche in questo quadrettino come prima, quindi prendiamo la metà così come prima, vedete, portiamo dentro questo e pieghiamo. E
vedete? E questi non dobbiamo incollarli, mi raccomando, perché devono rimanere aperti. E questa sarà la nostra base per mettere i nostri fogli. Quindi prendiamo prima quelli grandi, che erano 16x14, la nostra riga, il nostro cartoncino, dalla parte più lunga, che è quella che è 16, mi raccomando, questa parte qua, facciamo a 14 il primo segno, poi la seconda la facciamo a 15. Prima di marcare lo facciamo anche nell'altro. Poi prendiamo quelle da 15,7x14 e dalla parte 15,7 marchiamo a la prima a 14, la seconda ora prendiamo invece quello a 15x14, scusate, 13, e facciamo la stessa cosa di qua. Ora non ci resta che ricoprirli con questa carta. Di queste ce ne vorrà circa, noi useremo circa 16-17, e quindi scegliamo la nostra carta. Io adesso vi faccio vedere a farne una, poi il resto le fate. Allora, intanto prendo il colore nero e sporco. Io ho usato il nero, voi potete usare anche il marrone, ma io l'ho usato nero perché in questo qui si fa fatica a vedere. Questo serve per dare più profondità alle pagine. E queste sono le 17 carte. Ora ne facciamo una. Prendiamo questa chiara e gli mettiamo questa. Dobbiamo ritagliarne un pezzettino perché deve vedersi un piccolo spazio. Quindi, se questa era 14x14, ci ritagliamo la nostra carta 13x13.